Ad Avellino c'è una realtà, quella di Roberto Marigliano e dei suoi angeli custodi. La SD comunale San Tommaso coniuga sport, amicizia, ma soprattutto amore verso tutti, ma proprio tutti, nessuno escluso. Da ormai diversi anni Roberto, con l'aiuto del quartiere, opera sul territorio. Tra pochi giorni inizierà il torneo di bocce Natale Insieme, che il presidente ha voluto fortemente, per regalare giorni di spensieratezza e aggregazione a tutti coloro che vogliono supportare l'associazione. Con Vincenzo, Davide e Daniela ci siamo confidati, ci siamo divertiti, abbiamo toccato con mano lo spirito di chi vuol superare ogni barriera. Siamo pronti, iniziamo giorno 2, il 29 si fa il sostegno, il 2 iniziamo. Ci sono tutti i giocatori di Avellino e province. E quindi faremo un bel campionato che finirà il giorno 21. Domenica mattina 22 faremo la premiazione di tutto. Ci sono voluti 2 anni di sacrifici per cercare di far capire a Rione che questa era un'associazione ed una struttura per fare aggregazione. Finalmente stiamo cominciando ad emergere. Diciamo che questa manifestazione è nata proprio per loro, perché ogni anno la facciamo, questa è la 4ª edizione che facciamo per loro. Però per farla ancora più bella, insieme a loro abbiamo fatto delle squadre a sorteggio dove si gioca singolo e coppia eterna. Loredana Cimmelli, psicologa volontaria del centro, li definisce ragazzi speciali. Lavorare con loro è davvero bello, perché si aiutano null'altro a differenza di altri, dove spinti dalla competizione pensano solo a vincere. Di aiutarli con Roberto per integrarli all'interno dell'associazione, li coinvolgiamo nelle gare, nelle premiazioni, un modo per coinvolgerli e fargli vivere la realtà, la città a 360 gradi. Un forte spirito di squadra, cioè nel senso che mentre di solito tra gli adulti quando si gioca no, ci si insulta. C'è competizione. Loro invece si sostengono e fanno il tifo null'altro. Che Giulia Iannillo con il ballo e la ginnastica è una figura cardine dell'associazione. Innamorata degli iscritti, sottolinea l'impegno che ci mettono durante le lezioni. Sono diventati dei miei fratellini e mi sono trovata molto bene. Abbiamo iniziato un percorso insieme ai ragazzi di ballo, di ginnastica, e stiamo continuando ancora con dei grossi risultati. Io sono innamorata di loro, quindi mi sto trovando benissimo ed è una grandissima esperienza per me. È uno degli hashtag frequenti nel mondo dello sport. Con il cuore si vince. Avellino lo ha sposato alla grande. Noi ci mettiamo veramente il cuore, poi anche loro ce lo mettono, perché sono veramente d'animo, cioè è bello stare con loro.